Il sistema manifatturiero abruzzese mostra una lieve fase di crescita con risultati sul mercato interno migliori di quelli sull'estero e incrementi su base annua assai più contenuti di quelli su base semestrale. Lo dicono i dati pubblicati e resi noti oggi dal Cresa Abruzzo e da Confindustria. Sono dati confortanti che vanno nella direzione di una ripresa. Noi li stiamo presentando in questa occasione per la prima volta unitamente al Cresa, con il quale abbiamo fatto un accordo e quindi per la prima volta stiamo presentando questo piano concentrato nelle due posizioni associative, Camere di Commercio e Confindustria. I dati sono in ripresa certamente, in linea con quelli nazionali e quindi europei. In Abruzzo c'è da fare ancora molto però, perché per agganciare ulteriormente la ripresa bisogna che ci sia una pubblica amministrazione che recepisca le esigenze delle imprese, che abbandoni in qualche maniera la cultura anti-impresa che continua a imperversare nella nostra regione. Una pubblica amministrazione 4.0 in pratica, perché noi siamo lanciati come imprese nella evoluzione di questo nuovo paradigma produttivo che è costituito dall'industria 4.0, ma per tenere le velocità e l'evoluzione di questo nuovo schema operativo bisogna che ci siano risposte concrete anche da parte della pubblica amministrazione.